Palazzetto strapieno da grandi occasioni per il basket romagnolo e il suo derby tra Ravenna e Rimini. Un Akmar che fa festeggiare nel migliore dei modi tutti gli appassionati di pallacanestro, staccando di 12 punti il Rimini dopo un inizio partita che non ha entusiasmato il coach Giordani. Ora, sola in testa alla classifica, l'Akmar guarda la prossima sfida, un big match a Montecatini. Complimenti a Rimini innanzitutto. Mi aspettavo un approccio alla partita un po' differente rispetto a come è andata. Ci eravamo detti non prendiamo sotto gamba, cerchiamo di avere un atteggiamento estremamente fisico, energico, non fare una pallacanestro soft e di fatto abbiamo fatto l'incontrario. Abbiamo iniziato molto, ci sembrava tutto troppo facile, per i due canestri facili, abbiamo allentato le maglie difensive e loro hanno preso energia facendo qualche canestro e i ragazzini diventano dei leoni. E piano piano ci hanno messo in difficoltà. L'abbiamo girata per esperienza, perché siamo tecnicamente, fisicamente, forse anche un po' più forti, però merito a Rimini. Una bacchettatina a noi e i due punti però li abbiamo portati a casa. Certo, i 2 punti non solo perché in cima alla classifica adesso ci siete solo voi. Sì, è una bella soddisfazione. Abbiamo rischiato di, non so se si può dire, pestare una merda a sto giro qui, ci siamo andati vicino. Bene, bello, bello che siamo in testa campionato. Adesso domenica andiamo a Montecatini e vediamo. Viviamo la giornata, diciamo così. Non ci illudiamo di niente. Senta, ma lo spirito qual è? Qual è lo spirito della squadra? Lo spirito è buono, ci vogliamo bene, un gruppo che ha molta empatia, un gruppo sereno, un gruppo bellissimo da allenare, tutti bravissimi ragazzi. Il punto è che l'essere umano è così. E in quell'età lì, quando hai 22, 23, 24, 25 anni, ti sembra di essere il padrone del mondo su ogni cosa. E invece noi dobbiamo avere quella saggezza che ce lo dà sempre di più il tempo, di vivere di piccole cose e di stare più umili possibili, di lottare ogni giorno per poi ottenere risultati che lo sapremo solo a maggio, giugno, quelli che saranno. Per adesso bisogna vivere settimana dopo settimana, non guardare la classifica sicuramente. Un palacosta pieno, pieno, pieno di persone. Molto bello, molto bello. Questo è l'orgoglio più grande, quello. La gente che ti viene a fare i complimenti, che è soddisfatta, che ha visto un prodotto pallacanestro divertente, che è una bella cosa. Per uno che allena, fa sport, che vuole trasmettere al prossimo, credo che sia una grandissima cosa. Sara Pietracci per Avena Web TV.